grande lirica è tornata in città dopo il tutto esaurito della Bohème andata in scena lo scorso 5 agosto. È stato infatti il turno della Tosca, capolavoro di Giacomo Puccini, andato in scena all'Anfiteatro Romano, concesso per l'occasione dal Polo Museale della Toscana. Lo spettacolo che stiamo vedendo è di grande qualità. Certamente l'acustica della rappresentazione all'aperto è una cosa diversa rispetto a quella che siamo abituati, abbiamo dentro le orecchie per le registrazioni che si fanno negli studi di registrazione e nei teatri, però il fascino di farlo in un contenitore come questo è assolutamente impagabile. Ringrazio gli aretini perché gli aretini hanno dato una risposta chiara e netta a questa nostra volontà di alzare il livello della musica, e mi riferisco alla lirica in particolare nella nostra città. Abbiamo avuto il pienone il 5 di agosto e abbiamo nuovamente il pienone il 26 quest'oggi con Tosca, grande opera pucciniana, forse l'opera più amata. La Tosca ha chiuso così il calendario organizzato dalla Fondazione Guido di Arezzo con il patrocinio del Comune, reso possibile grazie alla disponibilità del prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago, che ha deciso straordinariamente di replicare in trasferta alcune delle sue produzioni. Devo dire, dare atto all'amministrazione comunale di Arezzo di avere creduto in un sogno, quello di portare anche la lirica ad Arezzo, non solo la grande musica dei cori, la grande tradizione che c'è in questa grande città di cultura, ma anche la lirica. E la lirica è il grande patrimonio, soprattutto toscano, è il grande patrimonio italiano. Giacomo Puccini è l'autore più rappresentato del mondo insieme a Giuseppe Verdi. È un grande patrimonio che in questa modalità che ha trovato la città di Arezzo non riusciamo a valorizzare sempre di più.